La Sicilia è terra del paradosso, perché sull'isola il DPCM Conte batte l'ordinanza del governatore Musumeci sulle libertà da sottrarre. Bar, ristoranti, cinema e teatri si devono fermare alle 18. Ma accade anche che Musumeci superi Conte nelle restrizioni imposte. Sì, perché in Sicilia era stato imposto e permane il coprifuoco alle 23. Così banalmente accade, ma non è banale, che mentre nelle altre regioni non c'è un orario per far rincasare le persone, invece qui sì. Praticamente se vado a cena da un parente di primo grado, lo devo salutare. Devo salutare il congiunto e tornare a casa entro le 23. Infatti il coprifuoco disposto per la Sicilia è a partire dalle 23 e fino alle 5 di ogni giorno e rimane in vigore. Il provvedimento è più restrittivo rispetto a quelli disposti dal DPCM Conte, ma rientra tra le possibili scelte che i presidenti delle regioni possono attuare. Restano comunque consentiti fino alle 24 gli spostamenti per l'asporto e la consegna a domicilio. Chissà dunque che il presidente della regione Musumeci non ci ripensi e faccia un passo indietro. È intenzione del Presidente della Regione comunque chiedere delle deroghe a Conte. Musumeci, almeno per la Sicilia, spera di ottenere la chiusura di teatri, cinema, musei, bar e ristoranti, perlomeno alle 22. Oppure, sottolinea Musumeci, il Governo nazionale faccia la sua parte sbloccando gli aiuti alle imprese.